Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio, Marcolino e Manu e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con un nuovo PokéJapan. Ragazzi miei, oggi ci andiamo ad aprire, dato che è tornato il nostro Marco, un giapponese. Marcolino, e noi quando torni è sempre festa, perché è sempre il PokéJapan, quindi lo aspettiamo proprio con trepidazione questo giorno per andare ad aprire questo box. Ragazzi miei, prima di iniziare questo video, innanzitutto noi vi invitiamo a lasciare un pollicione gigantesco, mi raccomando iscrivetevi al canale. Poi, sopra la testa di Marco, vi lasciamo la playlist dove potete trovare tutti quanti i PokéJapan che abbiamo fatto fino ad ora. Ci teniamo sempre a ricordare, magari per chi ci segue per la prima volta, che abbiamo deciso di non comprare più i box in italiano. Peraltro io devo dire una cosa, sai Marco e Manu, volevo dire questa cosa, beh, ve la volevo raccontare, poi mi sono dimenticato. Secondo me, ci avete fatto caso che... E ti arrabbi pure di più quando non trovi le cose in italiano? Perché li paghi tanto. Cioè, secondo me è quella la questione. Certo. Perché giustamente quando devi comprare 150 euro. Bravo, oppure d'Elite 70 euro e poi trovi in avvi. Cioè, ti fa proprio arrabbiare. Qui alla fine quando non troviamo quello che non ci piace, sti cavoli. E anche oggi vabbè, abbiamo fatto con Elite. Ma bravi ragazzi. Non costano più poco questi, eh. Vabbè, 70. Hai detto veramente più poco? L'hai detto? Potrei. Vabbè, comunque, quello che conta è il fatto di trovare qualcosa di sostanziale, certo. Perché sennò uno si annoia. Cioè, beh, secondo me... detto sostanziale. Sarebbe pari e patto. Sostanziale. Sostanzioso. Vabbè, sostanziale. Sostanzialmente. Sostanzia sale. Sostanzia sale o sostanzia con poco sale. Comunque, quello che ci tenevamo a dire è che secondo noi volevamo fare un'ulteriore polemica. Tanto perché? È che quando uno apre i pacchetti e apre un box, l'esperienza deve essere divertente. Certo, se io apro e non trovo niente, è noioso. Ma come si sarebbe così polemico? Ah, c'è polemico. Marco, ci stanno video. Marco, ma tu ci parli? Ci stanno video due e tu piangi dall'inizio alla fine per 25 minuti. Comunque, vabbè, ragazzi, questa si chiama Time Gazer. Time Gazer? Sì. Che è una, diciamo, doppia, perché c'è anche quell'altra che si chiama Space Juggler, dove c'è sta Palkia. Questo invece ovviamente il protagonista è Dialga. Noi abbiamo deciso di prendere questo qui ragazzi e non l'altro, perché sinceramente guardando lo spoiler delle carte questo c'aveva troppe cose più belle, quindi magari dall'altra espansione andiamo a pinnare. Anzi no, si dice tinnare. Ah, sì? In gergo di card game andremo a tinnare quello che ci piace di più. Comunque me l'ho fatto proprio. Comunque voglio dire che mi associo. Ha preso la penna. Associo al fatto che quando apri un box deve essere un'esperienza divertente. Cioè, certo, non ce n'ho una. Quindi noi Marco, possiamo, scusa, quindi possiamo firmare. Adesso mi dissocio. Si associa. Ultimissima cosa, prima di partire ci tenevamo a ricordare che questo box l'abbiamo comprato dallo store Graded Store di Costantino, ragazzi, un venditore gentilissimo, vi scrive proprio su WhatsApp, vi mettete d'accordo con lui, vi manda i box in tempo 3-2-1, questo ci ha messo 24 ore ad arrivare. Quindi, spettacolo ragazzi, cioè per una cosa giapponese. Sì, sì, infatti poi non ci sta più il problema, Dogana, non so, sapete. Non c'è la dogana. Quindi, ma tutto... i tempi, Alessandro, non ti ricordi? Un mese per un box. Sì, no, quindi no, veramente sì. Un grande servizio. Vabbè, ragazzi, spostiamoci sotto e andiamo ad aprire il box. Allora, ragazzi, eccoci qua. Guardate quanto è bello. Molto bello. A me, sinceramente, lui non mi piace molto, però inizia la polemica così. A me mi piace, invece, lo sai? Tanto oggi stiamo... Questa forma qui, questa forma nuova. Ah, ok. Ieri non me ne ha tagliato niente. Non è vero. Guarda, ho pure cambiato la lama, guarda che roba. Sta arrabbiata. Allora, vediamo un po', questo dovrebbe essere solite 30 buste, quindi non ci posso. Questo 15 per me e poi 10 per me. No, non ci posso. Tu ne usa due di meno. Allora, questa è la bustina, guarda quanto è bella. La nostra giro sceglie bazzi. No, sceglie bazzi. Sceglie bazzi, a te ho scelto uno. Io i miei li posso scegliere. 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, lo scelgo io. Comunque, questi cosa devo andare? Ma perché così, aperti così? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda che precisione, tieni. Io penso quindi che ho tirato tutto. Sì. Va bene, perfetto. Allora, io abbasso un pochetto la camera intanto. No, quella no, Marco. Questa qui, questa qui. Allora, questa è De Emanuele che sta a destra, questo qua è De Sandro, questo te lo da Marco. E Manu me ne da una. Sì, te do questa. 7, io voglio la terza. Questa. 1, 2, 3. Mano a destra e Marco a sinistra. Va bene, pronti, ci siamo, iniziamo. Charizard che c'è sta qua dentro. Qua Marco ci sta Machamp V. E Machamp V che non è che sono belli, sono più qualche cosa di più. E quindi quelli li vorrei trovare tantissimo. Allora, questa mi sembra che non è niente. Bello Poliwrath. Poliwrath sembra lui. Io non me lo ricordo.
Poi abbiamo lui che non ce lo ricordiamo, Magneton. Eccolo qua, un Leafeon. Molto bello, tra l'altro. Sì, peraltro, sì. Questo lo potevano fare brillante, no? C'è tipo il Monte Fuji dietro, guarda che roba. Questa è la bellezza. Come si chiama il monte del... del coso del gioco Arceus? Non ce lo vedremo mai. Monte Pellecchia. Monte Pellecchia, palese. Allora... questa è qualcosa secondo me. Sarà potrebbe olo. Essere una V. O Olo, sì, è perché olo. Comunque c'è un po' di cose. Le scarpette, il bagnante. Che dorme, è bravo. L'uccelletto, Sudowoodo. E vale, un po', questo ci piace molto. L'ho detto, Lilligant. Buono, bella. Inizia bene. Peccato che non sappiamo dove appoggiarla. Secondo me questa a Marco non gli piacerà certo, mai. Perché oggi siamo a scusa. No, scusa, mi ho detto male. Ho detto uno, ma a Marco non gli piace, a Marco sì. Ma a me so qua mi piace molto. Non piace? Abbiamo preso il coso può appoggiarli. Non c'è il tappetino. Proprio oggi scappati di casa, ragazzi. Guarda, prendiamo la torcia. Prendiamo qui la torcia. E ti è. Va bene, perfetto. Ottimo partito. È partita la protesta, perché è partita la protesta e non abbiamo messo niente. Devo dire che infatti è una protesta. Un po' protestanti. Allora. Questo è niente. Allora, bravo. No, era che questo. Arachnirobi. Qualcosa. Sudowoodo. Peraltro guarda Marco, questo Sudowoodo. No, ha detto una cavolata. Sì. Libellula. Lui non lo ricorderò mai. Niente. I Registeel. Sì, questi sono battuti, io questa qua non ho giocata. Comunque uno dei mai è uno dei reggi. Comunque vi ricordo che l'altra volta Ale praticamente ci ha tolto tutta la magia. Ecco Ruvida! Davvero? Io spero proprio che sia. Allora, questo è il reggi elettro. Sì. Reggi Lighi. Ma bello, Jetman Quack! Pingu. Ah, il Pingu più che Jetman Quack. Questo è brutto. Questo è il primo dei Rilli. Oh. Allora, speriamo che sia palchia, perché ci potrebbe essere pure Dialga, no? Potrebbe essere anche di alga, poi speriamo che sia erba e là. È acciaio, di alga. Che bello, questo è il cubo. È il cubo di Rubik. Sì. Sì. Diciamo che l'artwork è proprio brutto. Sì. Però sinceramente l'abbiamo trovato, non ci dispiace. Ma no? Che siamo matti, tanta roba, metti a pizzo. Bravo, mettiamo a pizzo, davanti a Lilligan. Dai, dai. Alessandro, già ci ha levato una carta. Manco male. Io voglio vedere un Machamp di... Machamp di Max è proprio sì, bello. Sì, mai per lui. Però ti devo dire una cosa, Marco. Secondo me il V c'ha l'artwork più bello di sempre. Sì. È veramente... Oddio, lui è Bravery. Sì, è quello è Magnemite non si ricorda dove. Lui non ce lo ricordiamo mai. E lui è Dovlun. Diflun. Vabbè. Vabbè, è bellissimo. Ma guarda, non credevo che il carrello poteva essere l'ultima questo carta. Questo di chi è? Quello è tuo. L'ho messi proprio precisi vicino a voi, così non mi potevo sbagliare. Allora. Che sta facendo? Stavo a fare cose. Questa non è niente. Non è niente. L'amica Torborpaccio. D'Artagnan. Quanto è bello. Bello. Quanto bello. Questa è la padella fossile. Uh-huh. Questa è il bagnante. Niente. Questa è rivoluzione dei Poliwrath, no? Questa qua... No, non è rivoluzione dei Poliwrath, sì, sì. È sempre dei Poliwrath. Dei Poliwrath, però... A me lo sai che... No, è dei Poliwrath, sì. Sì, in base a come lo vuol dire. Cioè, come se doveva evolvere? Non mi ricordo, però... Questa è V. È V. Non è Machamp. Ok, vediamo. Beh, magari Machamp. Infatti, iniziamo con l'otta, vedi? Magnemite. Normale. È Palkia, Dalga, Charbarpalvan. Standard, mamma mia, brutta. No, guarda che belle corde. Oddio, bella non tantissimo. Ok. Devo ammettere, non è che mi piace tanto. Se sai che te in poche. No, mettila dietro che è brutta. Va bene, in ordine di come sono state trovate, via. Ho fatto una Hai fatto due Vistar. Va bene, perché poi qua ti ho regalato qua un Champ V-Max io e Emanuele ti ha regalato niente. Questa a me mi sembra qualcosa. Forse no, non ne hai trovato manco una. Forse sì. Bello. Cyndaquil. Poliwhirl. Vibavi. Non c'era un'altra? Ah, questa è Nolo, sì, sì, sì. Ma lui abbiamo trovato tipo in tutte le forme, tutte le salze, tutte le dimensioni, ci mancava la... Mi dissocio. Allora, si dissocia Marco. Io vado a prendere il pacchetto che mi hai dato. Dimmi che ti ho regalato la Mimax, perché oggi mi sento così generoso. Davvero? Sì, sì, sono generosissimo oggi, vai. No, penso niente. Guarda, già contento, diceva così, ma era tutta la psicologia inversa. Yeah, guarda che mi hai dato. Questa, Marco, io direi che è proprio un'infamata. È il castoro. Cioè, mi sta bene non darmi niente, ma quello è proprio una cattiveria. Va bene, l'ultimo pacchetto, questo è quello che mi ha dato Manu. Manu mi piace sempre levare qualche cosa, perché...
però non ho trovato niente. È la torta, ragazzi, gli ho levato tutto. Le scarpette. Le 5 gli è la torta. La ribellula, il girino. Bello! Bello quell'altro. Paolo. Magnezone. Va bene, vai Marco. Qui pacchetto d'Alessandro, qui pacchetto Emanuele, lì ci sono le Ferrari e qui finisce. Vai. Muovere i quattro pacchetti per riuscire a stare al dito. E poi riusci a mettere. Sì, guarda che eleganza. Però vedo. No, la difficoltà così. È metterlo dritto. Così? Poi dato, dai. Tieni. Bravo. Questa davanti. Sì. Qui è stata indietro. Lì. No, non l'hai sentita. Non c'è niente. Ah. Magneto. Ciccio. Poppopillo. Ma la proprio così, questa senza. Colpo senza infamia, senza odio. Guarda qua dietro ci sono tutte quante le energie. Bravo. Tutti i pacchetti di Pokémon ero così. Oggi me ne sono fatto. Dopo soltanto 20 anni che apro pacchetti Pokémon. Io pure non me ne ero mai scorto comunque. Sono una scorta. Ok. Eruvita. Ho delle sensazioni contrastanti. La palude. Questa è quella della secondaria, no, no. Dove stava Gengar, ti ricordi? Ah, ok. Drifloon. Drifloon. Contrastanti, ma non contrastantissimi. Quantum Bravery. Va bene. Allora, ragazzi. Comunque ormai apre che è una meraviglia, eh. Sì, perché so anche Battedo. Mi sa che è ruvida, contrastante ma ruvida. Contrastante ma ruvida. Però lo sai che c'è ruvida, a me mi sa. Cioè o è ruvida o non lo so. O è ruvida o è ruvida. Questo è un pachycefalo sardo. Pachycefalo, sì, palesemente. Come si chiama? Qualcosa c'è. Electrid. Sudoculo. Qualcosa c'è, è B. È V-Star. È Palkia. No, non c'è Palkia. È Dialga. È Dialga, già ce l'abbiamo trovato, V-Star, che è due uguali. Allora è Lilligant. Eccola qua. È Lilligant. Sì, sì. Tra l'altro l'artwork bellissimo. A me questa mi piace un po'. Questa per esempio secondo me è molto più bella dell'artwork della V, secondo me. Scusate. Dai, c'è paragone, no? A me sto Pokémon non l'ho giocato e sono proprio stupido. Posso questo dire? Che è erba lotta, no? Questo era proprio bello, non credo sia erba folletto. Inventiamo! Vabbè, comunque è bello, a me non mi è piaciuta niente. Questa forse è la più bella che troveremo oggi. E Marco 1-0. Perché se ne è andato tanto? Perché volevo dire a Emanuele che lo batterò oggi. Ti ha tirato giù, ti ha gettato il guanto di sfida. E c'è un momento di confusione. Vabbè. Tu che era ruvida, l'avevi presa? Sì. Ma non è proprio ruvidissima. Beh, sì. Guarda un po'. Arcanine. Ma questo dovevano fare V-Max. Penso che l'abbiano fatto. Qualcosa, cioè, questo è proprio bello. Questo era un golfiere per viaggiare alto nel cielo. Questa era Paolo. Questa massa qui è Energy Sfera. Bravo. E questo qua è l'amico tuo e questo qua è quello che trovo. Guarda che bello Marco. Che sei bravo a trovarlo. Guarda, Marco l'ho chiamato. La tristezza. Volevo fare una pagina solo di quelli? No. No, proprio no. Ho letto. È ruvida. Ma questa è di un livello. Questa o è dorato o è hyper. Machamp. Vogliamo Machamp. Hyper. No. Questa che bolla è? Questa era la. Quella che vola? Una Mega Ball, questa di. Ma che Mega Ball? La sa. Ah, una Mega Ball è blu e rossa. Questa è quella che vola. Quella che poi lancia i Pokémon che volano, che va per. Scriveteci nei commenti chi è, perché dopo di lei c'è. Poi se Piuma Ball. Vabbè, non mi ricordo. Bello, questo ci ho finito. Ma questo guarda che Pokémon Pella, brutto. Bello il cigno. Vai. Allora. Un'altra V Max. Scusami, un'altra V Star. Non è possibile, erano due. Marco, questa è vista da sicuro. Però questa forse è Holo fantasmagorica. È Dialga fantasmagorico. Oh, ho trovato una carta della. Ma che cos'è? La carta della. Squirrel. Pumba! Mamma mia, che roba! È una nuova, però. Bello. Questa è un Dialga Vistar Hyper. Questa non si sa. Praticamente so. È cubo? Il nome è Dialga Vistar Power the World. Questa, beh, questa è tipo. Comunque ha detto tipo 500 parolacce. Ho capito, sa, ma guarda che roba. Vabbè. Non l'ho bestemmiato. No. Così. Strano. Quindi, allora. Bella. Devo dire una cosa. Sì. Volevi Machamp? No, sì. È vero che l'artwork è il cubo, da quanto è che lo stai facendo? Marco, io ti dico una cosa. Abbiamo fatto 500 poche Japan, no? Non ho mai 500 poche Japan, abbiamo trovato tipo 3 di Hyper. Mew e Mewtwo, questa. Tipo, basta. Adesso troviamo sempre i fornaci.
e montagne e Pokéball. Cioè, finalmente abbiamo provato una cosa bella. No, sì, sì. No, questa è esagerata, dai. Non si può di niente. Non so se la Vistar vale di più. Non lo so, comunque l'elo dei colori è bellissimo. Ma assolutamente no, le Vistar costano 2 euro. Cioè, questa è la Vistar. Vistar Hyper costa molto di più. E guarda qua sotto con tutto il colore. Sì, sentitela, sentitela. Bella. Comunque l'aveva detto Marco, questa è The World, bella. E il dito si è ripreso. Dai. Vabbè, ma io che apro? Spero Machamp. Spero Machamp. Quindi che trova Machamp e Machamp. Perché la Primax ci manca, eh. Ah, ok. Quindi Machamp Primax need proprio. C'è stava pure V. Mi ricordo che c'è sta pure Girachi. Quindi non la troviamo più la full art. No, quella è lei. Sta in The World è quella là, ok. Ma perché ne voli un'altra? No, no, guarda quanto è bella. Io sto guardando, non sto guardando qua nello schermo. Che poi sai là quante cose sfigate poi dare. No, va benissimo, va benissimo. Ci dà una carta bellissima. Questo è un altro video. Questo però è leggendario, Marco. Capito, ma non l'ho sentita. Poi ve lo dico subito. Sì, Marco, Manu, l'occhio clinico. No, no, questa è una rara. Comunque, Manu è Madonna. Machamp. Ah, è il pane cavalosauro più arrabbiato. Non mi ricordo come si chiama, così è il drago. Il drago, drago. Comunque c'è un occhio, ragazzi, qui da sì, qua. Sì. Draghissimo. Oh, Marco lì! Da che volevi essere generoso ti sei aperto tutto tu? No, due ne ho aperte per adesso. Però è una bomba pure. La bomba era una bomba. E qua forse non c'è niente. Forse. Guarda, te lo giuro, mi stai ipnotizzando quella carta per giù. Bellissima. Sono veramente contento. No, no, no. Si sta sconcentrando, non trovi più niente. No, no, no. Guarda, questa qua mi piace veramente tanto, me la metto qua. Poi dietro non c'è niente tanto. Qui così. Ah, ti piace tanto, Pingu? La Pingu è stata. La continua a girare carte, non so se hai visto. Pingu, tantissimo. Beh, pure io, prima ho fatto proprio così. Non c'era più niente. Vai, vai! Mi sembra fosse forseria, un po' spessa. Fosseria. A voi signoria. Comunque oggi abbiamo dato dei colpi di italiano. Sì, veramente. Veramente roba. Sembra che ci hanno bocciato all'asilo, non hanno più continuato. Alessandro, vai. Emanuele. Vai. Siccome qua ti ho rubato roba buona, mi dava Emanuele cosa io ho rubato. Perché penso che lui non ruberò, non l'ho rubato. Dici. Ruberenti. Così. Emanuele. Te pareva. Ti ha rubato? Non ti ho rubato niente. Arachnarig, Arachnidel, ha fatto la Arachnopol, Arachni. Hai visto quando ha detto spero che te l'ho data? In sì, realtà stava di spero che te l'ho rubata. La fattura proprio di quelle. Sì, momenti. Sì, ma io ho rubato. La fatturissima, guarda che mi hai rubato a me però. Ha fatto la fattura che non si sa. Questa è proprio la fatturissima. Basti che detto anche il commercialista, è ovvio che fattura. Guarda, manco si apre questo pacchetto. E quanto è grosso? Mi sa qualcosa te l'ho rubato. Lo sapevo. Era B, mi sa. La psicologia è. Ma sai che t'ho rubato. Se t'ho rubato Machamp, penso che ti hai rubato Machamp. Godo proprio tanto. Penso che fame. No, non è niente. E pagina per lo sato. Quindi Machamp ce lo regala Emanuele. Vai Manu. No. Vado. Vai Manu. Vado. Pronto. Io qua intanto sto sistemando tutte le carte, eh. Iniziamo subito una bella V. Bravo Manu. Sono stato insultato. Abbiamo tagliato l'insulto. E questo è Typhlosion. Guarda, è Machamp, bravo Manu, quanto è bello. Guarda, vai. Guarda, Emanuele apre subito. Vedi quanto è bello. È bello. Una cosa veramente l'artwork. Questo è Manu quando faceva Kung Fu. C'era quattro mani. Che karate che faceva. Judo faceva. Quattro mani. Lo sapevi? Io dici che eri campione nazionale, Manu. No. Internazionale. Campione di karate. Bella. E questa è niente. Molto bella. Guarda, vai, quando hai definito foto a lei, ma sto schifo che porta sfiga, ma che è? Bello questo. Qui c'è? Era apparso un Pingu. Bello. Dove l'avevo? Allora, fa male. Poteva andare meglio, dai. Bello, bellissimo. Che niente. Dice? Ma è finito, cioè. È finito comunque, non c'è no, più niente. No, ma che stai dicendo? Sono altri dubbi. Oh, la VMAX poi non è un trovato. La VMAX è un mid. La VMAX è sicuramente un pazzo. Ma c'è solo lui, c'è. Certo. Sicuro. Ah, io. Allora, io. È un po' pure imposato. Ah, io. Non so dai che lingua sta a parlare a Bazzi oggi. Lo senti male. Vai. Bello, questo mi piace tanto e niente.
Arcanine non è niente, Emanuele. Vabbè, no, però non è manco Hollow. Vabbè, cavolo, perché non hanno fatto Arcanine? Dai. No, vabbè, musci, va. Mi dispiace perché Arcanine quanto è bello. Guarda, ti dico una cosa. Niente, questo. C'è poco tempo perché dobbiamo comprare un sacco di carte, eh. Vabbè, ma va bene perché... Bello questo. Sì, questo pure è bello. Bello tanto. Chi è? Il cigno. Manco si vede. La marca del cigno. La mia. È carino. Lui come dico soltanto che ma, me lo volevano regalare con la banca Pokémon, io ho detto di no. No, grazie. Che è successo? Il ricettino. Ah, quindi è B-Max? Oh, allora, a Vice manca sicuramente Girashi. È nera, è nera. No, no, c'è il coso. Girashi. Quello elettrico che vorrei veramente trovarlo, Emanuele. Non so se tu riesci. Ah, Luxray, ti prego, Manu Luxray. Eccolo. No. È quello che dico io. No. Buttalo via. Buttalo via. Ci piace perché abbiamo il trisso o anche il quadrisso. Bravo, Manu. Il trittico. Quindi ci manca, secondo me, Vice manca ancora. Quello che dici tu, Luxray, Girashi e penso basta. Però non credo che mi saremmo finito di Luxray, tra l'altro sono veramente affezionato. Ma di fine se lo guardo non avrei finito Pokémon a 3, mi sa. 3, mi sa 3 è giusto, di no? Mi sa. Secondo me 4 sono. Dovrebbe essere un po'. Vabbè, di solito l'ultimo colpo lo faccio. Ci direi una gioia finale, sì. L'ultimo colpo. Almeno secondo me trovi una B e una B-Max. E quella B-Max è da Alessandro. Sarebbe proprio il top per trovare una B-Max. Però mi sembra un po' troppo, lo sapete. Siamo un po'. Qua non c'è niente. Tu stip che la trova. Le ultime due. Quelle che volevate a voi. Vediamo. No, quanto è brutto questo. C'è niente ancora. Lui è il creatore. Quella dei Bazzi. Il capitano del team Galassia. Sei pronto? Ti ho detto dato Vimax. Bajap. Non lo so, può essere pure che ce ne sta una. Ecco, ce ne sono una e una, quindi c'è poco. Vabbè, almeno una. Secondo me la V non c'è più. Qua non c'è sta niente. Secondo me dovrebbe essere la Vimax, in teoria. L'abbiamo lasciata per ultima. Siamo stati bravi, oh. Però può essere pure che il fatto che abbiamo trovato due Vistar non c'è la Vimax. Qua non c'è niente. Potrebbe essere. Cioè, le ricarte, quella è la Vimax. Alessandro che mi ha lasciato. Io spero una Vimax. Spero di averti lasciato una cosa interessante, ma. Ah, almeno l'ultima, dai, c'è da sta gioia. E niente. Mannaggia. E quindi siamo chiusi così? E niente, quindi ci siamo persi la Vimax per però abbiamo trovato praticamente quasi tutto quello che cercavamo. No. Ma c'è un po' di stare, quella volevamo di più, ne abbiamo trovata. No. Niente. E questa reggi full in the world. Sì. Vabbè. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like bello come Machamp, come Machamp. Guarda quanta roba bella abbiamo trovato. Mi raccomando, fateci sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questi box, che cosa avete trovato, potete sempre taggarci su Instagram. Noi vi diamo appuntamento, Marco, ti ricordi dovevamo prendere tipo Dark Fantasma, come si chiama? C'è un Dark Fantasma, bravissimo, c'è un'espansione bella in uscita, quindi sicuramente prenderemo quella e ci rivedremo molto presto. E Sandro non vuole comprare il box, quello con la Super Mega Collector? Sì, costa 6 milioni di euro. Qui da Visio, da Manu e da Marco è davvero tutto, noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao!